ragazzi, ora questo video sarà un po' più lunghetto del solito, ve lo dico subito. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parliamo delle novità di iOS 15. Partiamo subito col video. Full Remastered! Prima novità di questo nuovo sistema operativo, ma dopo vi parlerò delle varie specifiche, ora parlo subito delle novità. Full Immersion o Focus, che è la nuova modalità che vi permette di... Anzi, ve la faccio direttamente vedere qua da Apple Watch. Tiro su il menu, piglio qua sull'icona del non disturbare e io ad esempio ora vi vado su registrazione, io attivo, posso scegliere fra attivo un'ora, attivo fino a domattina, attivo fino a quando me ne vado da questo posto e comunque blocca, anzi permette solo alcuni contatti e alcune app di contattarci. Comodissimo, tipo io ho solo mia mamma, mio babbo, mia sorella, mio nonno e mia nonna e di app solo iPhone Italia che mi possono contattare. Poi basta, tutte le altre notifiche sono del tutto bloccate. Comodissimo, si attiva anche in varie situazioni come quella per il fitness quando attiviamo un allenamento dall'Apple Watch, oppure io ho quella per la scuola che si attiva lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Dalle 8 alle 14, comodissimo, regà, comodissimo. Però piccola interruzione pubblicitaria perché oggi parliamo. Abbiamo la prima sponsorizzazione del canale, ovvero il mio canale Twitch. Il link è in descrizione. In questi giorni non so se ho già cominciato, comincerò comunque a streamare. Quindi vi consiglio di darci un'occhiata. Ma tornando alle novità, abbiamo nuove notifiche finalmente beline, 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 che hanno soprattutto un'altra funzione molto interessante, il riepilogo programmato, ovvero questo riepilogo di tutte le notifiche di app che noi abbiamo deciso, ok, non ci mandano notifiche in tempo reale, ma io ce l'ho alle 8 e alle 20 di sera, mi contattano e mi fanno, oh, guarda. Ti sono arrivate queste notifiche da queste app a tot ore a questo, questo, quell'altro. Comodissimo, io ce l'ho per varie cose. Tra cui anche Twitch. Ah, e vi consiglio anche di seguirmi su Instagram e su Twitter. I link sono sempre tutti in descrizione. FaceTime! Facetime! Novità. Tante, anche se qui non lo usa più nessuno. Che però gli viene data una bella volta. Infatti non c'è ancora l'app per Android e Windows, però si possono fare le chiamate con Android e Windows usando dei link. Comodissimissimissimo. E sì, potrebbe diventare un nuovo metodo come Google Meet o Zoom. Comunque sono stato pensato anche un po' per questo. E sì, poi si possono fare cose particolari come lo sfogato di Apple, l'isolamento vocale, che sono comodi soprattutto se, boh, sei a giro, devi fare una videochiamata, isolamento vocale, così l'altro sente solo te e non il tizio che bestemmia sotto, che fa cose. Siamo al momento delle mie storielle, mi preparo. Allora, io quest'estate ho fatto un po' il beta test per iOS 15, infatti ce l'ho dalla sera stessa del rilascio della prima beta della WWDC per il 7 giugno. Ora, ho finalmente installato, ho messo in stabile ma l'ho provato per tutto questo tempo. E la cosa che è stata modificata ogni beta e ogni giorno e ogni martedì in cui veniva rilasciata su Twitter si scatenava l'inferno, scatenavamo l'inferno. È stato quel cazzo di Safari! Ragazzi, è stata una roba assurda. Migliaia di redesign che alla fine l'ultimo, quello che c'è ora, è stato introdotto con la beta pre-Golden Master. Quindi capiamoci bene che livelli siamo arrivati, però la versione finale mi piace, anche se quella che c'è nella primissima beta mi piaceva tantissimo, forse anche di più con la barra del tutto fluttuante, molto di stile secondo me. Però Safari è stato veramente ridisegnato con nuove gesture, nuove cose molto interessanti. E ora abbiamo le ultime tre novità, partirò in ordine di importanza su queste. Abbiamo la nuova app del meteo e le nuove mappe che sono fighissime, 3D, tutto nuovo. Veramente veramente bello, soprattutto il meteo che è stato fatto un po' tipo widget, molto molto figo. Poi abbiamo Siri offline da iPhone XS, ah, e anche il meteo nuovo da iPhone XS. Bello, 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 mi piace Siri offline, però cose come Siri, attiva la torcia, ora non, cioè anche se siete offline in mezzo a nulla, Siri lo capirà, mentre prima, anche se per queste cose che vanno direttamente sul dispositivo, dovevate essere connessi.
E ora passiamo alla mia funzione preferita insieme a full immersion, ovvero il testo attivo. Ovvero, se voi avete una foto già scattata o state scattandovi, c'è questo tastino in fondo a destra che vi permetterà di selezionare il testo, copiarlo, incollarlo, fare quello che volete con quel testo di quelle foto. E anche tradurlo, se magari siete all'estero, potete farlo. E anche con le foto, boh, avete fatto una foto in cartello nel 2015, potete copia e incollarlo. Comodissimo, non prende ancora benissimo, però ok, ci sta. E dopo queste sette funzioni passiamo alla parte lunga del video, è noiosa, se ovviamente non mi interessa. Comunque, allora, iPadOS 15, parto proprio da lui. Bello, brutto, bello per le funzioni, brutto per altre, brutto per tutte le icone schiacciate all'interno, è un brogante, un brobrioso. Obri tutto, inguardabile, però già le funzioni per iPad normali, iPad mini, che ci stanno parecchio, iPad mini è perfetto per quel software, iPad Air ci sta un po' strettino, iPad Pro ovviamente non me ne parlo, però ottimo sistema operativo, anche per Safari mi piace molto, è uguale a quello di Mac OS. Il nuovo Safari, macOS 15. Guardate in questo nuovo stile, questa nuova grafica. Molto, molto carina. E sì, presto arriverà anche un video sulla personalizzazione del MacBook. Quindi aspettatevi grandi cose su questo canale YouTube. E ora passiamo alle mie impressioni varie. Impressioni varie. Le beta giravano da Dio. La versione finale no. Questa finale mi fa schifo. Io sono rimasto esterrefatto da cosa Apple abbia rilasciato. Poi Belina è un iOS 14.5. Non giriamoci attorno. Ma alla fine è stato rilasciato un iPhone S quest'anno, praticamente. E anche il software è un software S. Software bello, perché ha le sue due o tre funzionalità fighe che ci stanno tanto. Come testo attivo che a me piace veramente tanto, Full Immersion, che sarà disponibile anche con macOS Monterey, c'è cioè già su watchOS 8, di cui vi parlerò però nel prossimo video, episodio di News Tech. Vi consiglio anche lui di guardarlo quando uscirà, penso domani. Bisogna capire poi come verrà, come sarà quando avrà finito il suo ciclo, anno prossimo, se avranno aggiunto altre funzioni nuove, lì sarà da vederci. Farò un altro video. Però per ora lo vedo un sistema molto, molto, molto immaturo e non mi esprimo più di tanto perché potrei essere molto critico per questo sistema operativo. Per quanto io lo ami, però sono molto indeciso, direi. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Lascia like, bastardo!